La Virtus Lanciano resta al penultimo posto, ma ora lo è da sola. Il tutto a causa della penalizzazione di un punto inflitta dal Tribunale Nazionale Federale. La vicenda è quella per la quale a settembre la Procura deferì davanti al Tribunale la società frentana per la mancata attestazione, entro i termini dovuti, del pagamento dell'IVA per l'anno 2012. Ieri il collegio giudicante ha penalizzato la Virtus, scesa pertanto a 9 punti in classifica, da sola, al penultimo posto. Tre i mesi di inibizione per Claudio Di Menno di Bucchianico, amministratore unico del club. Erano 6 i mesi richiesti dalla procura. La società del patron Maio valuterà in queste ore, assieme al legale che la difende, l'avvocato Edoardo Chiacchio, se ricorrere in appello davanti alla Corte federale. In quella sede la società dovrà eventualmente portare elementi per dimostrare che il tardato pagamento è riferibile a problematiche tecniche della banca. Una notizia che non ci voleva in un momento di per sé non facile per la squadra, reduce dalla discreta prova di Cesena ma condita dalla quinta sconfitta in campionato. Tra i tifosi serpeggia preoccupazione, anche se è bene ricordare non solo che la stagione è lunga, ma anche che dopo 2 stagioni nettamente al di sopra delle righe, stare nelle zone basse può far parte di una annata nella quale, come sempre, l'obiettivo è la salvezza. Certo che, anche alla luce di questi sviluppi, la partita di domenica a Perugia, posticipo della 12ª giornata, assume una buona rilevanza. La squadra di Bisoli, dopo un inizio difficile, ha mostrato segni di risveglio, vincendo il derby di Terni e imponendo il pari alla corazzata Cagliari e alla Salernitana Larechi, e sta ritrovando i gol del bomber Ardemagni. La Virtus ha ripreso ieri il lavoro, tutti a disposizione del tecnico d'Aversa, nonostante un leggero fastidio muscolare per il portiere Aridità. Alcuri proseguirà la caccia ad una vittoria esterna che manca dallo scorso 13 dicembre, sempre in Umbria, ma a Terni. Una vittoria rappresenterebbe un bel toccasana.